È bellissimo e assai veloce l'ispettore generale di Gogol nella versione diretta da Damiano Micheletto per lo stabile dell'Umbria e lo stabile del Veneto in scena Rossetti fino a domenica. La vicenda, notissima e all'origine di numerose elaborazioni successive, racconta di una comunità sconvolta dalla notizia dell'arrivo in città di un non meglio identificato funzionario dello Stato. Desiderosi di nascondere le proprie magagne, individuato quello che dovrebbe essere l'ispettore generale, i maggiorenti locali fanno a gara per corromperlo, salvo poi rimanere con le mani nel sacco, giacché il presunto funzionario altri non era se non un avventuriero, laddove il vero ispettore generale dovrà ancora arrivare. Micheletto ambienta la vicenda in un presente che molto deve ad una sorta di falsa iconografia della Russia contemporanea, che pure si rivela efficacissima. Tutti sono volgari e palesemente si lavano poco, non vi è un briciolo di dignità o scrupolo e alla fine tutti sono pronti ad essere solo temporaneamente consegnati al proprio destino. Sostenuto da una compagnia in forma strepitosa, lo spettacolo si impone come ulteriore perfetto esempio di approccio moderno ad un testo classico, proprio perché ne porta avanti la destrutturazione fino in fondo e con un ritmo tale da rendere la durata sulla carta eccessiva, quasi 3 ore, per nulla impegnativa.